Ho il sub, ma non avevo mai messo il follow. Tu hai il sub da 2 mesi, cool. Ma che cazzo? Vabbè, benvenuto allora. Il follow, ragazzi, la gente se lo dimentica. Allora, facciamo un attimo un reminder. Sotto la live c'è il tasto segui, oppure non c'è. Se c'è scritto segui, significa che non avete ancora il follow. Quindi cliccatelo e lasciate il follow, così non ve lo dimenticate. Ecco. Non c'è, se non c'è significa che avete già il follow. Benissimo. Hai permesso per entrare? Ok, Onyx, allora poi risolveremo. Oh, porchi, guardate qua quanti danni ha già preso questo Pantheon. È già stato costretto a usare la sua pozza. E va bene. E io invece ho perso più vita di lui attaccandolo. Oh, ecco qua. Bravo, Steph by Steph. Bravo per aver lasciato il follow. Anche se ce l'avevi già tu. Ma in questo modo, sai cosa hai fatto? Hai perso tutta la data di follow. Ora se riscatti il follow preciso, hai zero. Ulrich invece è nuovo. Grazie, veramente nuovo. Benvenuto, Ulrich. Ma che cazzo è, oh? Steph, tra l'altro, tu hai riscattato una Ranked 2 ieri sera, te lo ricordi? La vogliamo fare stasera? Oppure no? Piccate! Cosa pensavi di fottere una Lux, eh? Allora, chi hanno loro? Hanno Wukong. E mo, time to say goodbye, Wukong. Ma che palle, ma mi segui di più, dai. Andiamo a ricollare top lane. Rimani positivo. Molto belle parole. Vai, andiamo. Ma che fa? Pantheon, fra, sei da solo contro due. Ma che cazzo è? Sei destinato a giocarla? Ma no, Accademia Raya. Boh, sì, sono ispirato dal pari dispari stasera, ma con le key leds. Ok, vabbè, ci sta, mi piace. Ottimo pronostico. Lo prendiamo, via. Ma io quanto ero rimasto indietro con la chat, scusatemi. Poi indietro questa cosa. Gino, secondo te ci sta un Kindred Explodi? Se hai già risposto, scusa, mi laggava. Sì, sì, che ci può stare, Kindred Explodi Bill. L'ho giocato anch'io parecchie volte. Va bene, va bene. Donate 5 euro per aiutare la fondazione NASF. No, ai soprusi sui follow. Oppure fate il follow e facciamo prima. Ciao Rap, ciao bellissimi, ciao Vito Galli. Allora, mi offri... Mi fa assaggiare ragù, mi hanno detto. Accetto l'invito. Ok. Mi piace il ragù, ragazzi, è uno dei miei cibi preferiti. Se volete conquistare il mio cuore, conquistate il mio stomaco. Ecco, fatemi mangiare qualcosa che mi piace. E così dovrebbe funzionare anche con le persone. Quindi se vi piace qualcuno, dategli da mangiare. Alcuno non l'ho preso, ok. Per esempio, vi piace una ragazza? O un ragazzo? Regalategli dei Ferrero Rocher. Piacciono sempre a tutti. Non sbagliate mai. E ogni volta che li mangerà, penserà a voi. Cioè, 2000 IQ. Che scusate, non appena tornato... c'erano le crepe, non sapevo resistere. Esatto, visto ragazzi. Parlavamo appunto di questo. Ben arrivato. Vi faccio trattenere ragù. Sono tutto tuo. È un argomento molto interessante. Continuiamo a parlarne. Va bene, va bene.
E puffete! Ecco qua! Hai visto cosa succede a gankarmi tutte queste volte? Che mi rompo il cazzo! E via laserato! Giraffe, spero per quest'estate di avere un po' di cinghiale nel congelatore. Vabbè, vabbè. Fa molto ridere. Comunque, ok. Spero anche io che tu abbia del cinghiale. A me quando piace una ragazza seguo lo stomaco e quindi la mangio. Oppure la conquisto mettendola all'ingrasso, sì. Superata la soglia dell'obesità la sposo. Va bene, meglio. È molto interessante, sono sicuro che sia così e è proprio la verità questa, assolutamente. Sono abbonata, sì Givici, ben arrivata, non so come mai. Chi ti ha dato questo abbonamento? Buonasera. Vai a vedere le notifiche di Twitch sopra e scopri chi te l'ha regalata. Prima dovrei avere interazioni sociali. Troppo complicato. Lo so ragazzi, però sai, se vi piace qualcuno le interazioni sociali dovete averle. Poi magari potete chiudervi nella vostra coppia e non avere più interazioni sociali con nessun altro a parte voi due. È una tattica anche quella, che ne pensate? Sono sicuro che molte persone fanno così o farebbero così. Cosa fa questo? Sgambetta? Non lo so. E adesso si muore! Laserati! Questa era la mossa finale. Mi sento un po' come le Winx quando faccio sta mossa. Oppure chi erano quelli là, le Star Guardian? Chissà chi sono. Lux gets blue. Sì, 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 cazzo. Aspetta. Faccio la corazza. Due piccioni. Oddio, che cazzo è? Jinx, comma red. Bello. Sailor Moon, ecco, mi sento come le Sailor Moon, anche se non le ho mai viste. Le Winx però le vedevo, quindi è per quello che dico Winx. Non so se qualcuno ha mai visto le Sailor Moon, ecco. In caso... Io non l'ho mai vista, se qualcuno ha voglia di vederle con me, le rivediamo insieme. Anche ciò sono un cinese, sono una sirena, quello non l'ho mai visto, però ho sempre sentito parlare. Ecco, magari lo possiamo vedere insieme. Che cose belle da vedere. Ah, non sappiamo cosa fare oggi. Guardiamo, ciao sono Lucia. Ma è geniale comunque la canzoncina. Ti resta in testa anche se non vuoi, cazzo. Troppo bene. Vai Daisy. E mo dove andiamo? E mo dove andiamo? Porca. Sato. Uffa. No. Vabbè. Buono. Ma penso che sia la seconda volta che mi salvo con questi HP. E ne vado fiero. Abbiamo perso Tempesta? Oddio, che succede? Può sembrare restare ma non stare via. Oh no. Finita. Ok, sì. Sì, chiama lo psicologo per favore, perché Tempesta sarebbe la coordinatrice dei mod in questo momento, dal momento che non c'è Miku e Onyx non so cosa ci sia, Codice è in vacanza, di conseguenza ecco, magari dai mod sarebbe richiesto un po' di serietà. Io ci sono, va bene, il coordinatore dei mod allora c'è, è Onyx. Va bene, Tempesta puoi tornare pazza.
bei mod, ragazzi, che abbiamo qua su questo canale. Ma se c'è qualcuno in chat che avrebbe voglia di fare mod, così magari un mod serio lo abbiamo. Ok, flashato, ragazzi. Se l'avrei pure missato. Ottimo. Ragazzi, Lux è fortissima. E poi laserata. Quanto è potente Lux. Laserare la gente con Lux è molto soddisfacente. Un mod a modo, ce l'abbiamo? Dite no ai mod seri. Assolutamente no. E ora guardate qua la tattica suprema e non arrendersi mai. Va bene, non me l'aspettavo da dietro. Stronzo. Un mod a modo alla cassa 4. Un mod a modo alla cassa 4, grazie. Però ho da dire una cosa in mia difesa. Ho dato lo shutdown al support a Mumu, che non è più in meta, che stava 0-2 ed è anche un gold reset. Quindi è super pro. Super Ward, Giga Gold Reset, molto potente. Intanto top lane sta andando di merda. 0-3, 3-0. Però ci va bene. Oh oh oh, che succede qua? Wukongo. Questa è violenza sulle torri. No 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 no. Me la spacca? No, non me la spacca, ok. Porca puttana, me l'ha rotta, cazzo. Me l'ha rotta in due. Va bene, dai. Volevo che non me la rompesse, scusate. Mordekaiser fidato è un incubo. Beh, è stato appena ucciso da Ivern. Ciao, Mordekaiser fidato è uno dei champion più broken. Infatti la gente mi chiede, cosa mi consigli di giocare top lane, cugino? E io rispondo, Mordekaiser. Grazie, Vittorio sta per scadere. 20 secondi, arrivo. Ah, questo qua aspetta proprio. Minchia, la voglia. Lux free blue. Ok. Merda. Il blu. A zio. Ho fatto perdere un sacco di tempo per questa mossa. Ok. Junx red. Ok. Come ci vuole bene a tutti quanti. Vedete, questa è mamma Ivern. Grazie mamma Ivern. Che mi imbocchi col tuo blu. Serie di uccisioni interrotta. Anche Vayne in counter a morte fidata è molto broken. Sì, Rele, sicuramente il problema della tua morte, che stavi 0-4 contro un tizio 4-1, è stato sicuramente il fatto che ti ha gankato il mio mid laner. Insieme al support, ovviamente. Close. Mo non è più Q, eh? Mo che facciamo? Ah, ok. Cazzo culo! La tua torre è stata distrutta. Mi ha ignaitato allo stronzo. Va bene. Close. Dicevamo. Un bordello con un sacco, un bot e altri sinonimi, sì. Buonasera Gino e chat, buonasera Gino Rosmarino. Ottimi mod che scrivono genitali. Che è stato sto suono? Stavo per fare la play, e infatti, però Mumu mi ha ignitato, è stronzo. Se non avessi stato l'ignite, lo uccidevo.
Avrei dovuto flashare, cioè mettermi qua e flashare da dietro al muro. Non avrei potuto far nulla. Però vabbè. Mi va bene perché comunque le kill le sta prendendo a Mumu. Pensate, ci vuole un support per uccidere una laserazione così. Nemmeno uno spartano ci riesce. Ha preso un gold reset. Nice. Intanto Irelia è sempre peggio. Oh raga, non scherziamo, eh. C'è il drago della nuvola. Ma siamo pazzi? Culo! Mannaggia. Lo volevo io. Madonna santa. Cosa avrei fatto col drago della nuvola, ragazzi? Con ancora meno CD sulla ulti. Vabbè. Il laserò in un altro modo. Allora, sempre con la ultima, con più col danno. Allora, intanto possiamo anche comprarci le scarpette, che non sarebbero male, viste la loro leggera magic resistance. Prendete la farina e mettetela in un piatto. Prendete della carne e infarinatela, nel mentre scaldate l'olio in una padella e una volta a temperatura mettere la carne. Un po' di sale e sfumate con vino, grappa o limone a vostro piacimento, coprite la padella con un coperchio e cuocere per circa 15 minuti a fuoco lento girando ogni tanto la carne. Grazie. Grazie di questo menù. Intanto hanno fatto cotta persino Lux. Bellissimo! Jinx ha attaccato la piantina, così l'ha slovato e poi trappoline. Stupendo. Genio. Genio del male. Ciao Renix, ben arrivato. Vabbè, qua me la sono cercata io, sono andato troppo avanti sapendo che devono arrivare tutti. Non mi aspettavo morde, mi aspettavo di essere ancora al sicuro contro loro, senza morde. Però, buono così. Ma non hanno ancora incontrato me. Cioè, ma in questo team chi è che sta facendo le cose? Solo io. Premium riscattata. Grazie per la pazienza. Suggerimenti ruota premium, buona. Brava, Sugge. Brava, brava. Ok. E per i primi che riescono ad arrivare in live quando attacco, quindi proprio tac, cliccate la notifica, vi ricordo che c'è il dado fortunato, solo all'inizio della live. Ciao Brodino! Cugine sono 5, Brodino, mamma mia, sì. Sono molto contento. Cugino e sono 5. Bentornato Brodino, grazie del Prime. Grazie del supporto. Grazie di questi 5 mesi insieme, di tutto questo tempo. Oh, sono molto felice. C'era qualcuno. Mi chiedevo, ma quanto ci mette ad uccidere l'Herald? Non era l'Herald. Era Mordekaiser. Ok. Devo metterlo su da me e io lo metto a lui. Donami uno scudo e io ne donerò un altro. Ti lancio la V. Hai paura? Ultiamo. Ma come? Oh porca, oh porca. Ma non l'avrei mai uccisa. Cugino, mi sono autobannato. Vabbè. Sei spaventata. Ok. I am already. Tu sa che ci muore, andiamo top. Zix non è molto interessato. Proprio ci tiene tantissimo sto Ivern a darci il blu. Molesto con questa Lux dietro al muro per le abilità. Mannaggia, mannaggia, sono tutti così lontani. Madonna che danni è quella. Laserati incredibilmente. Vai, grande Zix. Doppia laserata è meglio che una. La tua torre è stata distrutta.
cazzaro la culo, peccato. Potevo salvarmi, ho esagerato. Chi troppo vuole, il cazzo prende. Succede così. L'importante è flashare, sì, quello sempre. Nice flash, sì, è stato proprio... Ho visto una mummia fare puff. Ah, hai detonato una scimmia. Poverino, ma che cosa ti succede, Tempesta, stasera? La Tempesta è on fire, ma Tempesta è sempre così. E a noi ci piace per quello. Ciao Stesi, buonasera. Bene, bene. Allora, 08 Irelia, 082 per la precisione. Brava Irelia. Gli unici fiddati sono quelli che fanno danno magico. I nemici prenderanno assolutamente resistenza magica. Anzi, ne vediamo già parecchia nei loro inventari. E questo significa che noi dovremo presto fare il Void Staff. E noi andremo a farlo il prima possibile. Di conseguenza, adesso preferiamo prendere questi minion piuttosto che andare al drago. Ok. E questo è quello che andiamo a fare. Ciao Rob. Potrei aver bevuto. Oh, qua abbiamo preso un po' di minion. Qua ci sono altri denari per noi. Mi piacciono molto i soldi. È una delle cose che ci piace di più. Ci rende più ricchi avere più soldi. Oh. E adesso sapete che cosa? Andiamo a farci un'altra wave, perché minion spawnano. Non finiscono mai i minion. Non sono se... Madonna, me li hai separati tutti. E vabbè, io mi ammazzo qui. Ma... li ho davvero ammazzati tutti. Ma... cosa è successo? What the fuck? Vabbè, non lo so ragazzi, io stavo facendo cose e basta. E va bene. Io vi ammazzo tutti, cheat. Il cugino, vai! ci rende più ricchi avere più soldi, cheat, visto, mai parole furono pronunciate casualmente. Uccisioni a caso. Sì, sì, ho fatto una... questa è stata la penta più casuale della mia vita. Io li attaccavo e loro morivano, incredibile. Il segreto per fare lente, che gli è svelato dal cugino. Uccidete i vostri nemici. Ok. Oh no. Aspettiamo qualche secondo, per favore, morde. Urca! 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 Oddio! Oddio santo. Madonna santa, ma cosa succede in sta partita? Beh, GG comunque. Ma che potenza, ma che è? Oh, benissimo, compriamo due cose. Irene is a difficult champ, and she will not play better if you call her useless. That's just tilted. Be nice to her, trust in her. Ivern, proprio questa è mamma Ivern, ragazzi. È mamma Ivern. Thank you, Mom Ivern. I'm not flaming our Irelia. I love her. Yes, Mom. Grazie. Del blu. Che lo vogliono, ma vaffanculo. Mom Ivern, my brother Zix took my blue. La luce mi segue ovunque io vada. Vabbè, me lo prendo così il blu, facciamo prima. Che ne dite?
Un buon modo per fare il blu. Ah, dove è andato? Laserati, ragazzi, la laserata. Ecco cosa succede con la laserata. Altri due biglietti. Vi ricordo che appunto è uscita, è uscito il sito ufficiale della laserata. E non so cosa sto facendo, ma stanno morendo tutti. E potete accedervi anche voi. Punto esclamativo laserato, oppure cliccate sui link in descrizione che vi portano alle build. E let's go, ragazzi. Buongiorno. Benissimo. Very nice, che stanno a partire con la mamma Ida. Ci accudiva tutti e voleva che tutti quanti fossimo felici. Tutti avessimo blu. Grazie, mamma Iver. Simpatico questo ragazzo. È pensato di dire, ma è così soddisfacente scrivere. Oh, sì, è molto bello, provatelo. Il primo che sostiene qualcuno invece di farmarlo. Hai visto, Fribenito? Ogni tanto su League of Legends si trovano persone belle. Persone carine. Con cui poter stare bene. Oh, che non flammano. Bravo, Iver. E lui è bronzo, vi rendete conto? Lui solamente per l'attitude che ha si meriterebbe molto di più.